Amici, salve, benvenuti nello spazio Codacons. Oggi sono qui, anche se con un filo di voce, un po' ammalata, perché è doveroso rendicontarvi di tutto quello che sta accadendo nella nostra città. Tutti sappiamo quello che è accaduto, il pensionato che si è suicidato per aver perso tutto quello che aveva nei suoi risparmi, nelle obbligazioni della banca Etruria. E, devo dire che è un peccato che il pensionato non si sia rivolto prima anche a noi, come hanno fatto presso la sede di Via Giusti a Civitavecchia, come hanno fatto tanti suoi sfortunati colleghi. Ci sono, tra questi ci sono delle persone che hanno perso anche di più, molto di più della cifra persa dal Luigino. Quindi abbiamo cercato di rassicurarli, abbiamo chiesto loro di darci un po' di tempo per predisporre l'azione legale e nel frattempo abbiamo fatto tutte le doverose denunce alla magistratura. Tra l'altro, magistratura che dopo il nostro esposto in base all'articolo 580 del codice penale per istigazione al suicidio, sta finalmente indagando, sperando che, anche se sarà una magra consolazione per la vedova e per tutti i suoi cari, che vengano alla luce le eventuali responsabilità, diciamo, o dell'azienda o di qualche privato, qualsiasi responsabilità che possa dare un minimo di sensazione di giustizia a chi ha perso un caro, a chi ha perso una persona. Perché dico questo avrebbe potuto rivolgersi a noi? Perché io personalmente mi sono trovata a raccogliere le testimonianze disperate di chi ha perso anche, ripeto, anche più di Luigino. Quello che non bisogna mai dimenticare è che la vita è la cosa più importante e che però obbligatoriamente vanno fatte da chi è in grado tutte le azioni possibili per cercare di tutelare questi risparmiatori. Allora, stiamo tutti sperando che, mi sembra sabato, si riunisca, il governo per vedere esattamente quello che mette nella legge di stabilità e stiamo tutti aspettando che, questo piano, di ristoro venga messo in atto, venga definito. Ora, uno piccolo spazio per la pubblicità e poi terminiamo. Ovunque in Italia c'è un Conad e ogni suo socio è un imprenditore che per il proprio lavoro non dorme la notte, che sulla qualità non chiude mai un occhio. E sulla convenienza, poi, è sempre il più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Conad, persone oltre le cose. Dunque, dicevamo che su Civitavecchia Civitavecchia è arrivata diciamo, all'apice, alla ribalta, purtroppo, tristemente, della nostra stampa nazionale. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo che ci sono numerosi politici, numerosi partiti, alcune associazioni o pseudo-associazioni o associazioni diciamo, parasindacali che stanno chiacchierando molto sulla questione. Allora, stanno tornando da noi i risparmiatori che si sono nell'immediato rivolti per dire che si sentono disorientati. Abbiamo l'uso di dire nella nostra città vengono tirati per la giacchetta. Perché non è giusto questo? Perché si tratta di persone ovviamente in questo momento psicologicamente fragili. Appunto, il risultato è che uno di loro
mal pensato di porre fine alla sua vita, ma non tanto per i soldi persi quanto per la beffa. Sicuramente l'ha anche scritto. Presto la vedova ha detto che darà proprio alla stampa, renderà pubbliche proprio le esatte parole scritte prima dell'insano gesto, possiamo dire sicuramente. Quindi che cosa sta accadendo? Sta accadendo che questi malcapitati risparmiatori che hanno perso tutto si trovano ulteriormente disorientati, non sanno cosa fare, ricevono sollecitazioni ci giunge voce di un'associazione di Santa Marinella, non meglio definita, che chiede 20 euro per fare una pratica. Cioè, vorrei chiedere a tutti di usare molta calma e di andare sul sito www.codacons.it, fare con un SMS una manifestazione di interesse, praticamente dichiarare che si ha il problema, che si è tra i malcapitati, e vi aggiorneremo sicuramente di tutte le iniziative che stiamo prendendo, iniziative dal punto di vista civile per cercare di recuperare i soldi. Le speranze ci sono sicuramente perché abbiamo fatto altre azioni tipo quelle del Monte Paschi di Siena. Purtroppo sono cose lunghe, ma o per i bond argentini, quindi ci sono delle possibilità concrete di riuscire a riaverli, sempre che il governo non decida di fare, come noi speriamo e come noi stiamo premendo fortemente, di fare un doveroso passo indietro, anche perché voglio pensare che non si è neanche reso conto quando è stato emesso il decreto legge di quello che sarebbe accaduto a oltre 100.000 risparmiatori. Quindi spero che stia studiando molto bene il Premier e il Ministro Padoan e che in qualche maniera dia una cosa accettabile ai risparmiatori, non certo il 30%, infatti sono già venuti tutte le decine di persone che si erano fin dall'inizio rivolta a noi dicendo che non hanno ovviamente la minima, non è un bonus, no? Non è che si può far passare anche questo come un bonus e quindi nessuno di loro sarà d'accordo. Nel frattempo chiedo a chi non si fosse ancora rivolto a noi di venire appunto, di andare sul sito, di venire presso la sede di Via Giusti. La situazione è sotto controllo, mi sento di poter dare questa certezza, mi sento di poter dare questa certezza della calma, perché è quello che facciamo. Abbiamo sempre fatto quello e faremo questo appunto senza improvvisazioni come stanno facendo altri. Dobbiamo registrare anche purtroppo da parte di consulenti finanziari di altri istituti di credito, nella fattispecie quello che è arrivato anche a me personalmente come un messaggio virale da rappresentante cittadino di un noto istituto di credito online, molto, molto noto, molto importante. Denunceremo questa situazione perché si chiede a questi malcapitati o ai parenti che conoscono di segnalare a questa persona, a questo consulente finanziario, queste persone che hanno perso tutto, in modo che questo consulente finanziario potrà aiutarli e indirizzarli su quello da farsi. Allora facciamo attenzione perché, per usare un eufemismo, si cade dalla padella alla brace. Un consulente finanziario non ha alcuna possibilità di farvi riavere nulla. Qui ce l'ha il governo o un'azione seria, un'azione collettiva come quello che noi abbiamo sempre fatto. Quindi, per cortesia, l'appello vuole essere a chi direttamente mi sta ascoltando o a chi conosce un malcapitato che si trova, un parente, un amico in questa situazione. Per cortesia, andate sul sito del Codacons o venite alla sede di Via Giusti, mandate una mail. Insomma, trovateci, ci siamo a disposizione dei cittadini, figuriamoci su bollette da 20, 30 euro sulla TIA, piuttosto che straordinaria, che ordinaria, figuriamoci se non ci mettiamo, come abbiamo fatto, fin da subito a vostra disposizione. Quindi vi aspetto e vi aggiornerò quanto prima, spero con qualche
piccola buona notizia che possa dare un po' di ristoro, soprattutto diciamo, mentale ai malcapitati. Grazie.